Successo esterno per il Bari di Federico, che al Tiziano Righetti di Latina Scalo batte i padroni di casa nerazzurri di Morgagni per 2-1 nel finale con il gol segnato da Castellano al 42esimo. Poco prima aveva pareggiato con una fantastica rovesciata Capuani, mentre il primo vantaggio da parte del Bari era stato siglato da Petruccelli nel corso della prima frazione di gioco. Secondo successo per la formazione barese, seconda sconfitta invece per il Latina, che rischia già subito al minuto numero 10 della prima frazione di gioco con Palotti che si involge in rete, lascia il pallone a corso, ma il portiere Oliva interviene e para. Latina pericoloso qualche istante più tardi al 22esimo, quando si prova a far vedere con una conclusione da parte di Auricchio, il pallone però deviato in calcio d'angolo. Bari che si intravede al minuto numero 24 con il lancio dalla destra e ancora lo stesso Palotti a girarsi in area di rigore ma a mandare sul fondo. Ancora Bari pericoloso al 27esimo minuto di gioco grazie alla Lella che prova a aprire il gioco verso la destra, il cross a centro area di rigore e il colpo di testa ancora dello stesso Palotti. Poi Lella, numero 10, Petruccetti con una buona mezza rovesciata a portare in vantaggio il Bari al minuto numero 30. Prima frazione di gioco che termina con un'altra percussione da parte della Latina che reagisce subito al 32esimo con un ottimo tiro a giro. Questa volta però sarà il portiere del Bari, Artal, a mettere il pallone in alto. Decimo minuto della ripresa e Bari che prova a farsi vedere per cercare il raddoppio, ma la conclusione sul calcio di punizione è troppo facile per l'Oliva. Ancora Latina che prova a rendersi pericoloso ma che lascia il fianco al contropiede e questa volta è consolo di andare vicino al raddoppio. Lascia il pallone al centro, non è entrato Manzari, ma l'azione è spunta. Poi ancora Latina con Rocchino che tenta la conclusione è parata da Artal. Bari che ha una clamorosa occasione, questa volta con Palotti visibilmente stanco, che lascia il campo poco dopo con Capuani che riesce ad anticiparlo e mettere il pallone in calcio d'angolo. Ancora Bari pericoloso sul finale con Oliva che guarda il pallone uscire oltre la linea bianca. Poi arriva il gol del pareggio e sarà una vera perla, questa volta da parte di Capuani che con una splendida rovesciata mette il pallone in rete per il momentaneo 1-1. Gran gol da parte del numero 5 del Latina, che però viene vanificato praticamente qualche secondo più tardi. Lo stesso con Oliva non si intendono e per Castellano è un gioco da ragazzi. Segnare a porta vuota, 2-1 per il Bari, è il gol decisivo. E allora il match finisce qui, Latina 1, Bari 2.